Buongiorno amici di Nova News 24, nottata movimentata al Grande Fratello VIP. Dopo la puntata, Daniele Dal Moro ha litigato con Charlie subito dopo la puntata, e poi c'è stata un'altra discussione con Sara Altobello. Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli ha rivelato al Veneto che Sara e Alberto in camera stavano parlando di lui, dandogli dell'aggressivo e violento. Poi Tavassi ha gettato benzina sul fuoco. Sara l'ha fatto anche con me, lei fa questo adesso con te, ha fatto capire che ha paura di te. Ma si può avere paura di te? Dai. Daniele quindi ha affrontato l'Altobello: perché devi parlare di me? Parli male di me e vuoi passare dalla parte della ragione, parli di me anche con Vilma, ma tu sei una grande. Sta di fatto che io e te, io di te non sparlo e tu invece sì. Se mi arrabbio, sbaglio, allora ti dirò grazie che mi parli alle spalle. Se tu vieni da me e mi muovi una critica, ci sta, ma se parli dietro mi arrabbio. Io non mi metto a sparlare di te ed Edoardo e Nicole, e smettila di dire cavolate. A me non piace come parli, non capisco un cavolo quando parli. Ma succede anche altro, ti prego, devo chiamare qualcuno. L'Altobello si fa male dopo aver litigato con Dal Moro. L'Altobello si è messa a letto e ha iniziato a gridare e a piangere: aiuto, sto male, non posso muovermi, sto malissimo, ha fatto crack, sto male, ti prego chiama qualcuno, non riesco a muovere il costato, aiuto, fai qualcosa, mi sono spezzata una costola. Alberto si è precipitato fuori dalla camera e si è diretto in confessionale. Oriana nel cortile ha riferito quello che è successo a Luca Onestini e Daniele. Lei aveva dolore alle costole da 2 giorni, secondo me piange per la lite, non per le costole. Adesso sono andati in confessionale a chiedere antidolorifici per lei. Questo quello che dice Daniele. Ora Edoardo e Antonella sono con lei a letto. Se è arrivato il medico non lo so, erano in confessionale. Quindi l'Altobello sembra avere questo dolore acuto alle costole. Intanto la lite con Dal Moro è stata abbastanza dura. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate. Diteci se vi è piaciuto questo articolo. Intanto, se vi è piaciuto, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.